difficile di dire. Io stavo alla facoltà di psicologia, l'ho smesso. Mi ho comprato un sassofono e ho ripreso la musica che ho imparato già a 10 anni, il flauto e l'organo a 15 anni. Per me all'inizio era importante la libertà della musica. Detto, la libertà della musica era la cosa principale. E poi sono venuto qua e qua si parla spesso della libertà dell'essere umano. Che per me non era, diciamo, io vengo di un sistema che non ti dà libertà. Con questo che faccio ce l'ho una libertà enorme. Sai, io quando non mi va, chiudo, vado a casa. Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro? Cioè, quando chiudi gli strumenti e vai via, no? E fai il bilancio della giornata, qual è la perla più preziosa? I soldi, la soddisfazione di aver incontrato gente, non so. Se io vengo per esempio a Sulmona, chiudo e sto bene. I soldi sono sempre buoni, ma il contatto con le persone che mi tira di più, sai? Anche, diciamo così, se non sono così tanti soldi, a me piace più il sorriso. Io vengo pagato dal sorriso. Nel tuo percorso, diciamo, artistico e di vita, c'è stato un momento in cui questa città ti è stata particolarmente vicino. Ce lo vuoi ricordare? Particolarissimo era nel 2017, quando è morta mia moglie. Anche prima stavamo bene qua, ma dopo era una cosa tremenda. Non era neanche da capire col cervello. Cioè, non era una cosa incredibile. Io lo chiedo sempre il miracolo di Sulmona. Ciao, leggi un balloncino. Sì o no? Grazie, ti vorrei. Spada, o coraggino? Spada. A luglio 2017 è morta mia moglie di tumore. E mi ricordo 10 giorni dopo era la giostra, sono venuto qua con le lacrime negli occhi e mi davano un sostegno economicamente che, come ho detto, non era da capire. Proprio io sono servito a bocca aperta, a bocca aperti e, per un sacco di tempo. Ero sotto shock, non l'ho capito tanto, ma mi sono emozionato così tanto che oggi voglio ringraziare a Sulmona di nuovo, perché ho già fatto in questi tempi, ma fino ad oggi durava tutto questo e mi danno un sostegno che io posso mantenere la mia famiglia come prima, sai? Senza tutti questi soldi credo non avevo avuto la calma di non trovare un lavoro, di non dare via i miei bambini, perché con un altro lavoro avrei dovuto dare via i miei bambini. Sarebbe stato un disastro per tutti quanti, la famiglia già senza la mamma sarebbe stato distrutto. Quanti anni avevano i tuoi bambini quando è morta Astrid? Che noi al Germe abbiamo raccontato ed ha colpito molto questa storia. La più piccola aveva 3 anni, poi uno di 5, uno di... non sbaglio, 4, 6, 9, 8 e 10, così era, di preciso, sì. Qual è stata la cosa più difficile per crescere, diciamo, la tua famiglia dopo la scomparsa di Astrid? All'inizio era dura, perché quando io girava la testa era sempre lei, sai? O in macchina, o al lavoro, o a casa. Noi abbiamo avuto una relazione di 24 ore su 24, pure con i bambini molto vicino tutti quanti. E inizialmente era durissima, come ho detto, stavo sotto shock e
ho dovuto riprendermi, come ho detto, con tutti questi soldi che mi davano la possibilità di riprendermi e andare avanti con lo stesso ritmo che prima, sai. Diciamo che quindi il sostegno e la solidarietà dei sulmonesi ti ha permesso anche di non abbandonare il tuo lavoro, il tuo sogno e soprattutto la tua scelta di vita. Situazione con le persone è cambiato, sai, ci hanno dato sempre tanto, sai. All'inizio diciamo non era mai poco, ma all'inizio era un po' di distanza, poi la distanza è diventata sempre più piccola fino a questo punto che mi abbracciavano, sai, con questa cosa brutta. Adesso mi salutano quasi tutti, sai, poi questo che per me posso dire che è cambiato, sai, le persone mi trattano in modo come un re, sai, è una cosa, come ho detto, non da capire, io posso soltanto notarlo e prenderlo con me. Sai che domani e dopodomani a Sulmona si vota, lo sapevi? Ah, si vota? Ah, sì, più o meno lo so, sì, ma io politicamente No, sto. no, no, siamo in silenzio elettorale, quindi non possiamo neanche dire. Volevo sapere solo che cosa ti auguri per Sulmona, per questa città, se c'hai un augurio da fargli. Per questo cambiamento, io spero che c'è uno che dà alla città forse un po' più turismo, che forse chiude il centro storico, serve a ristrutturarla un po' per attirare più turisti. Non si può, diciamo, attirare turisti quando la situazione rimane così, ma si può attirare perché le persone vengono lo stesso. Anche io noto che vengono di più che anni prima, ma di dare più bellezza nella strada, tira più gente. Non lascerai mai la piazza di Sulmona, un giorno direi basta. Mai. Anche se per esempio io cambio, perché io sto qua da 20 anni, ogni tanto mi chiedo, anche con Asti ci siamo chiesti ogni tanto perché siamo qua, perché qua in Italia ci sono cose che da noi non esistono. Ma alla fine ci siamo rimasti, direi quando io per caso andrei via dall'Italia, tornerei sicuramente qua sul mondo. Non potrei mai. Tradire questa città.